Tu sei un morto che cammina è solo una delle tante ingiurie e minacce che Gabriele Frisa, insieme al collega Massimiliano Silvani, hanno denunciato di aver ricevuto all'indomani dello scandalo sui furbetti del cartellino alla provincia Ambiente SPA della provincia di Pescara e per il quale il prossimo 30 maggio è attesa la sentenza per i 13 imputati accusati a vario titolo di truffa e falso. Subito dopo Frisa e Silvani sarebbero stati vittime di minacce e vessazioni da parte dei due imputati Angelo Bucci e Gianluca Pretara per aver tolto il velo sulle presunte cattive abitudini di numerosi dipendenti di Provincia Ambiente che, secondo l'accusa, sarebbero stati responsabili di frequenti episodi di assenteismo. Ancora oggi, nonostante ben due processi in corso, i due dichiarano di essere ancora oggetto di minacce e vessazioni. Siamo stati costretti, ci ha riferito Gabriele Frisa, perfino a cambiare postazione per mantenere le distanze dai soliti soggetti senza che i vertici aziendali ci abbiano mai tutelato. Avvocato Omar Sanelli, tutto legato alla vicenda madre, quella dei cosiddetti furbetti del cartellino a Provincia Ambiente, per questo procedimento riguardante le minacce a Gabriele Frisa, tutto rimandato dunque. Sì, il giudice, il GUP, ha concesso un rinvio su richiesta delle difese e l'udienza è stata differita al 6 giugno 2024. Si tratta di una vicenda davvero triste sotto certi aspetti. Il Frisa, che aveva denunciato tutta una serie di comportamenti lì alla Provincia Ambiente, si è visto vittima di vessazioni, insulti e quant'altro. Beh sì, diciamo che i comportamenti vessatori sono iniziati a seguito della denuncia del Frisa all'autorità giudiziaria di condotte delittuose che poi hanno dato la stura al procedimento madre.